Ciao amici, bentornati su Officina del Pilota, io sono Matteo. In questo episodio vedremo cosa è successo al Torino Tuning Expo della settimana scorsa, febbraio 2020. Fiera sulla personalizzazione delle vetture, meno male perché noi siamo grandi appassionati e vogliamo che queste cose crescano sempre di più in Italia. Il nostro inviato Simone Nolfi ha fatto insieme a Luca Spadano qualche intervista, un tour della fiera, ha messo qualche GoPro su qualche drift car. È stato interessante, avevo piacere di mostrarvelo in questo video, quindi ragazzi rimanete connessi e buona visione. Sono le 15, il tempo è uno schifo, sto andando alla stazione di Burtina dove prenderò un treno per Torino per essere domani all'Expo Tuning alla Fiera Lingotto. Ciao. Servizio in camera. Ragazzi, siamo morti. Ci manca ancora un giorno. Check. The grills in my mouth double as a breeze one. The grills in my mouth double as a breeze one. The grills in my mouth double as a breeze one. The grills in my mouth double as a. Get you, sì, sa. Con le buste, vengo il booster. Allora ragazzi, benvenuti, siamo al Torino Tuning Expo, una manifestazione che si svolge all'interno della fiera Automoto Retro. Adesso ci facciamo un giro velocissimo fra gli stand, fra gli espositori, e ci soffermiamo sulle auto che ci hanno colpito di più. All'interno della fiera, oltre a trovare gli espositori e i privati che hanno esposto le auto, ci sono delle auto che sono fuori dagli stand e sono su un tappeto rosso. Quelle sono 7 auto che i vari espositori hanno mostrato al pubblico per partecipare a un concorso interno al Torino Tuning Expo. La particolarità di questo concorso è che agli espositori e ai preparatori è stato chiesto di preparare delle vetture con uno stile differente dal solito stile German, quindi quattro cerchi, assetto, l'auto buttata giù per terra. Quindi vedremo delle preparazioni su base Alfa Romeo, su auto storiche, su base auto GDM, quindi è una cosa secondo me molto simpatica, perché come vedrete qui nella fiera c'è tantissimo German e forse le auto si assomigliano un pochino, perché alla fine con questo stile non si adottano dei kit estetici particolari, quindi le auto alla fine si assomigliano. Ciò che diventa diverso, che le differisce l'una dall'altra, magari sono gli interni oppure i cerchi in lega diversi, ma comunque alla fine sono abbastanza simili. Nice. Non tutti sanno che ti chiami Sofian, per tutti è Arab GT. Allora ti spiego, Sofian. Sofian. Poche parole. La macchina durante l'anno è stata cambiata 4 volte. Volevamo fare una roba diversa, una roba un po' così. E pensando, ci abbiamo pensato comunque un paio di mesi li abbiamo pensato. Sì. E alla fine ci è venuta questa idea qua. Più che a me è venuta a Davis e a Ste l'idea. Che è il ragazzo del Brass. Sì, esatto. Okay. Sono i ragazzi che fanno pellicole, che fanno il Brass. Quando me l'hanno proposta all'inizio non mi piaceva, sono sincero, non era proprio chissà che. Però mi sono messo a guardare un po' di foto, poi sono andato a Essen, ho visto la macchina di Lexi Roxy. Gli assomiglia. Ok. E wow. Questa praticamente mi raccontavi che quando viene illuminata dalla luce, sì, riflette, è una pellicola particolare. Vediamo un attimo.
Cioè, quindi i fulmini, per esempio. Sì, sì, si illumina tutto. C'è questo effetto che riflette la luce. Esatto. Quindi diciamo che di sera dovrebbe diventare qualcosa di spettacolare quando sì, vai tipo a è un lampione. Esatto, esatto, esatto. Poi abbiamo messo uno spoilerino. Sì, abbiamo fatto un'ala praticamente. Allora, questa qua, l'ala, è l'ala originale dell'R33. Ok. Che fai conto che è grande così. Sì. Messa sopra un compensato di legno, adattata, ritagliata, okay, e sagomata, è venuta fuori sta roba qua. Ci abbiamo messo per far l'ala. L'ala è stata fatta da un carrozziere e ci ha messo 2 giorni. Madonna, sì, sì, c'è tanto lavoro. Sì, praticamente questa macchina, allora, Leo me l'ha riportata il 18 gennaio. Leo e Leonardo, diciamo. Leonardo, Speedlab. Sì, Speedlab, elaborazione, quello che mi ha fatto lo swap al motore. Gli ho portato la macchina a ottobre, mi ha fatto lo swap, ha fatto il lavoro di elettronica pazzesco, devo andare a seguire la sua pagina e guardare i lavori che ha fatto, sì, perché sì, sono dei lavori assurdi. Ha tralasciato tutti i miei lavori per finire la sua, quindi... Però la tua è qua. Sono riusciti ad adattare il cablaggio dell'RB25, sì, tutta la centralina dell'RB25, ad adattarla sull'RB26, facendo funzionare tutto, tutte le spie, tutta l'elettronica, sì, finestrini, 4 frecce, tutto quanto. Veramente è un lavoro pazzesco. Mashallah. Grande mashallah Leo. E dopo, vabbè, abbiamo fatto l'ala, che pesa più della macchina. Sì. Abbiamo fatto le staffe da Leo, anche queste in 3 giorni praticamente. Sì. Abbiamo proprio avuto tempo. E da 6 o da 7 siamo andati da Brico, abbiamo, sì, preso fil di ferro ritagliato, fissato, abbiamo fatto così non si muove né a destra né a sinistra. Okay. Mancano le staffe per fissarlo così non si muove anche per strada. Però senti, ma una domanda, ma tu con quest'auto ci giri? Cioè ci vai in strada? Allora, quando sarò a Roma sì. No. No, allora adesso, d'ora in poi i raduni che farò, toglierò sta qua, okay, e girerò normale. Certo. Però adesso... Diciamo la metti soltanto per un raduno statico. Sì, 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 sì. Però adesso il progetto è l'Europa. Cioè adesso sono arrivato qua e... E da qui è un punto di partenza, sì, 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 per, sì, l'Europa. Sì, ci sarà Essen, Bodensee, Rassis, Polonia, adesso vediamo. Ho parlato con il ragazzo del wrapping, Davis. Sì, sì. Mi ha detto che la macchina è stata selezionata già per un raduno all'estero. Non so se tu lo sai, perché tu sei arrivato adesso. No, me l'ha detto, no. E allora te lo fai dire da lui. Su serio? Sì. No, vedi, no, scherzi. Grazie, Arab. Oh, grazie. Ciao. Aspetta, grazie mille per i cerchi. Ah, chi te l'ha dato? Io. Di lui. Empower. Sono wow. 720, te le ricordi le misure? Sì, allora, 9,5 T15 davanti e 10,5 T15 dietro. Spettacolo. No, scherzi. Grande, grande. Grazie. Con Saverio di BTS Pneumatici. Esatto. Avete presentato questa Alfa Romeo. Sì. Io, forse la mia preferita. Ti faccio i complimenti. Mi fa piacere, grazie. Rivedere, grazie. Rinascere un modello così che insomma non è molto frequente trovarlo nei raduni. No, assolutamente no. Infatti obiettivo era quello, proprio di cercare qualcosa di diverso in questo settore. Certo. È stata un po' una scommessa, perché comunque se la vedi originale non è che ti stupisce più di tanto, ecco. Però noi l'abbiamo immaginata quasi un anno fa, BTS Creative. Rimaniamo sul nostro settore, ma facciamo una cosa in più, cioè creativity vuol dire che la creiamo da zero. Ok, da zero, si parte da zero. No, dal progetto, dal disegno, dai colori, proviamo questo cerchio, proviamo questo colore.
su carta e poi dopo la realizziamo. Figo. E questa è stata la prima. Questa è stata la prima. Quindi sì, noi abbiamo i rendering di questa macchina fatti circa un anno fa. Ah. Se io te lo faccio vedere, sembra la foto di questa macchina. È un 2000 Turbo V6, era grigia, sì, ferma da 6-7 anni. L'abbiamo presa, restaurata completamente. Ok. Ho tirato giù il motore, rivisto tutto, okay, tubi, manicotti, frizione, tutto. Da grigia l'abbiamo fatta un rosso competizione alfa recente, Giulia quadrifoglio, okay, Stelvio quadrifoglio. Okay. Il kit, che non si nota tanto perché noi abbiamo voluto dare quella colorazione un po' più scura. È tutto quanto in carbonio vero. Carbonio vero? Ah, sì. Non è no. Carbon look? No, 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 è carbonio vero. Attenzione, quindi avete fatto lo stampo da zero? Esattissimo. Questa qui è tutto carbonio vero, dalle minigonne, wow, ai fascioni, paraurti davanti e paraurti dietro. Pensavo fosse quella di immersione, dico la verità. No, la cubicatura. Real carbon. Real carbon. Forse lo... guarda, è una bella idea, magari glielo metto. Real carbon. E abbiamo comprato una quadrifoglio che era stata demolita per esportazione tantissimi anni fa, dove appunto l'abbiamo usata come organo donatrice. Ok, per abbiamo prendere le cose. Abbiamo preso gli interni che negli anni erano diventati croccanti. Certo, come i cracker. Come i cracker, praticamente li abbiamo rivisti tutti con pelle Ferrari originale. Wow. Sì, 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 pelle Ferrari originale. E niente, sospensioni ad aria di due che non esiste per questa vettura, macchina, infatti. Noi in officina le abbiamo tagliate, riadattate. Saldate, da quale modello siete partiti? Da una Golf. Sono quattro ammortizzatori di una Golf GTI 6. Ok. Abbiamo tagliato i canottini, fatti i filetti, messi i canottini di questa vettura e alle altezze le abbiamo adattata su questa macchina, la volante Nardi in radica. Niente. Beh, ragazzi, complimenti davvero. Grazie mille. Veramente una delle auto più belle della fiera, secondo grazie me. Grazie mille, siamo contenti anche noi. Non pensavamo, perché noi abbiamo, no, detto, no, no, abbiamo sentito di nomi particolare, di macchine prestigiose, abbiamo detto adesso portiamo l'Alfa Romeo. Dove andiamo? Invece ma credo che l'essenza del tuning e dell'elaborazione sia proprio questa, nel senso che ok, ci sta anche elaborare delle auto che sono già prestigiose di loro, esatto, ma soprattutto credo che sia la voglia di far rinascere anche un'auto non così prestigiosa e portarla ai livelli. Bravissimo, soprattutto italiano. Esatto, perché esatto, qui, del Made in Italy. Perché il Made in Italy veramente noi, a parere mio, siamo i numeri uno su tutto. Ah, macchine, beh, cucina, certo, vestiti. Donne. Donne. Il cerchio, praticamente, il cerchio non esiste, è l'unico kit al mondo. Ok. Chi ha progettato il disegno di questa vettura ha disegnato, cioè il mio amico Tony, Antonio, okay, ha disegnato il cerchio e l'abbiamo dato in un'azienda oltreoceano che ce l'ha creato. Wow! È l'unico kit al mondo. Riprende un po' come si chiamano, i telephone, no? Sì, sì, sì. Però è specifico... Non ci siamo voluti allontanare dal, certo, disegno, dal Alfa, disegno Romeo Alfa Romeo originale, che no, questo qui è praticamente originale Alfa Romeo. Sì. Ho rivisto un po' perché quello originale piatto noi gli abbiamo fatto... Dato un po' di concavità. Le viti e la, okay, il bordo cromato. E che, sì, misure hanno questi cerchi? 9,5 18 posteriore di larghezza e 8,5 18 anteriore. Impianto frenante e derivazione Giulietta quadrifoglio. Che basta avanza, insomma. Sì, 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 sì. E niente, è tutta un po' rivista in tutti i suoi particolari. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Siamo con una delle auto che ha vinto il Best of the Show qui a Torino Tuning Expo. Lui si chiama Jonathan e possiede un S2000 quasi tutta in carbon. Benvenuto Jonathan. Grazie. Raccontaci... Che cosa ti ha spinto a modificare così quest'auto? Sono un grande appassionato della, sì, dell'auto. Sì. La S2000 è la mia auto che preferita. Preferita e dei miei sogni. Da quanto tempo la possiedi? Da 2014. Beh, ok. Da 2014 ho fatto. È cambiata già 4 volte, l'ho cambiata di stile. Ah. Quello combattuto era nera, okay, dopo l'ho lasciata nera da 2 anni e dopo l'ho fatta verde matte, tutta, sì, abbassata, quasi hanno passato. Con l'aria davanti, oppure con le sospensioni? No, ero in statico. Statico. Ero, okay, in statico quando era verde, sempre con il camber, alte ruote. Ok. E per fine 2018. Ho cominciato a fare la preparazione che ho qua. Ok. Per andare al campionato europeo in Germania. Ah, ok. E ti dunque... muovi molto, quindi tutta Europa partecipi. Sì. Livello di motore, che modifiche hai apportato? Allora, motore, ho tutto il scarico tutto completo. Completo. Dai collettori, ok. Un tubo completo. Aspirazione d'aria in carbonio. L'abbiamo visto, è una Passer GDM? Sì, Passer, okay, GDM.
Se no per il motore, diciamo, il motore l'hai lasciato più o meno originale per tenerlo affidabile, sì, esattamente, visto che la usi sempre. Adesso in questo momento hai un assetto ad aria o è static? Sì, no? Mo è in aria, okay. Tutto sospensione airlift, airlift, ok, completo, dei cerchi BBS RF tutti rifatti, dunque centro in 17 con in uscita 18. Wow. Che okay. Si chiama il stand slip. Ok, quindi hai messo un lip maggiorato. Sì, diciamo. Esattamente, dunque il cerchio fa un po' il stile. Ho capito, quindi il cerchio è da 17 e il lip è da 18. Esattamente. Ah, ok. Dunque 9,5 dietro, 8, no, 10 da, dietro e 9 davanti. E 9 davanti. Senti, però anche gli interni meritano veramente tantissimo perché sì, li hai rifatti completamente. Tutto partiamo rifatto. Dal roll bar. Roll bar è stato ricoperto di vero carbonio. Di vero carbonio, attenzione. Dunque tutto l'auto, tutto quello che è carbonio, è tutto in vero carbonio. Tutto in vero carbonio, non c'è niente che è falso carbonio. Che sia falso, ok. Dunque, e poi gli interni hai rifatto tutti quanti i sedili con questa... Tutti i sedili, guardando sempre i sedili originali, esatto. Dunque tutto rifatto, dall'A alla Z, tutti i pezzi di carbonio, anche i tasti per alzare le i finestrini, tutto, ogni minimo particolare di sì, questa auto è stata curata, è meravigliosa. Grazie. Grazie di aver partecipato alla nostra intervista. Grazie a lei. Hai Instagram? Sì. Dici dove possiamo seguirti? Instagram John, la JON.S2K. Ok, perfetto. Grazie. Grazie. Ok amici, questo video termina qui. Fammi sapere qui sotto nei commenti quale tra le vetture che hai visto nel video ti piace maggiormente. Se la Supra di Empower, la GTR di Arab GT o tutte le altre macchine che abbiamo potuto apprezzare al Torino Tuning Expo. La mia preferita è la BMW M3 E30 Cabrio. Io per quella macchina farei follie. E comunque, bene, sono veramente fiero di potervi portare contenuti tutte le settimane. E questo canale parla di autovetture, della nostra grande passione. Io sono Matteo Torrisi di Officina del Pilota. Metti like se ti è piaciuto il video, se sei nuovo in questo canale considera l'ipotesi di iscriverti. E noi ci vediamo ovviamente tra pochi giorni, anche domani. Ciao!